A Virginia, nel sobborgo di Jardim Andre, nel 1996, tre ragazze rientrarono a casa terrorizzate, dicendo di aver visto uno strano essere dalle sembianze umanoidi. Informarono la madre che questa era molto scettica e non credeva a quello che aveva sentito dalle figlie, ma le seguì. Nella zona si percepiva un forte odore di ammoniaca, ma l'essere non c'era. L'essere venne descritto con una bassa statura, una grande testa e grandi occhi rossi. Successivamente l'avvistamento si diffuse in tutta la città ed altre persone raccontarono di aver visto un essere simile, che ricordava le sembianze descritte di un presunto chupacabra. Per altri si trattava della razza aliena dei grigi. Dei contadini raccontarono di aver visto la stessa notte uno strano velivolo lievitare in aria che aveva la forma di un sigaro. Successivamente si diffondono voci della cattura di due presunte creature. Alcuni testimoni parlano di aver visto dei camion militari prelevare quelle due strane creature per poi portarle chissà dove. Secondo alcuni giornalisti, quegli esseri vennero poi portati all'Università del Campinas, dove successivamente avrebbero fatto delle autopsie per poi portare i corpi nella base aeronautica di Albrook. I militari dichiararono che nella zona era in corso un'esercitazione già programmata e anche gli spostamenti dei mezzi militari vennero giustificati con la manutenzione degli stessi. E anche il medico dell'università della presunta autopsia, il dottor Pallars, avrebbe smentito di aver eseguito autopsie a strani umanoidi e quel giorno avrebbe fatto un'autopsia di un giovane deceduto, scortato dalla polizia, giustificando la presunta chiusura dell'ala dell'ospedale. E lì infatti vennero anche dei medici federali per installare una nuova apparecchiatura. Ovviamente tali giustificazioni non vennero considerate da chi sostiene che quel giorno furono eseguite autopsie a strani esseri.